Ciao da Ivan di oldstore.it. Oggi abbiamo un giradischi giapponese, Denon DP3000. Si tratta di un giradischi a trazione diretta dei primissimi anni 70, del 72 per la precisione. E questo è un apparecchio che veniva venduto sia come solo motore, gruppo motore col nome di DP3000, oppure nelle sue varie combinazioni, come vediamo dal catalogo fornito, DP3700F con cabinet e braccio di A305 senza la possibilità di sostituzione del braccio, oppure il modello DP3500F che vedeva solo il motore con un cabinet diverso, che è il cabinet di K100 per la precisione, che aveva la possibilità della rimozione della placca di contenimento del braccio, quindi di poter installare un qualsiasi braccio standard. E inoltre veniva fornito il cabinet in maniera separata dal giradischi o dal braccio, e chi voleva poteva comporsi il giradischi come più aggradava. Questa formazione particolare vede il cabinet di K100 col motore DP3000 e il braccio di A305. Si tratta di un giradischi a trazione diretta col controllo della velocità che viene eseguito tramite una testina magnetica. L'interno del piatto è rivestito di materiale magnetico e praticamente questo consente di avere una precisione di regolazione della velocità che si aggira attorno al 99,99%. Si tratta del fratello minore del DP5000, è un po', come dire, una riduzione dei costi di quel giradischi che comunque era per lo più direzionato verso utilizzo professionale, quindi radio e studi di registrazione, sia come motore sia come braccio. Vediamo come si comporta. Abbiamo solamente un tasto di stop, di accensione a 33 giri o di 45 giri. Qua abbiamo la regolazione del più o meno 3% della velocità. Abbiamo l'occhio di visualizzazione della velocità. Come vedete il braccio, che è anche un pezzo forte di Denon, un diciamo un must have, perché era un braccio destinato all'utilizzo professionale e dalle caratteristiche eccellenti. Ovviamente vediamo la regolazione del VTO per adattare il braccio a qualsiasi tipo di testina, una regolazione del peso molto fluida e immediata. Ecco il gruppo motore senza piatto. Vediamo la testina magnetica di lettura della banda magnetica interna al piatto, la visualizzazione stroboscopica. Questo è il piatto da 31 cm, del peso di oltre 1 kg, con la banda magnetica quella di colore più marroncino e la visualizzazione ad hoc della stroboscopica. Se questo giradischi ti è piaciuto, vieni a vedere ulteriori dettagli sul mio e-commerce www.oldstore.it
troverai anche altri apparecchi divisi per categoria. Siamo anche un negozio fisico a Rovere della Luna in provincia di Trento. E siamo aperti su appuntamento, quindi contattaci attraverso i contatti che trovi sul sito, email, WhatsApp o chatbox. Se vuoi rimanere aggiornato sugli altri arrivi, iscriviti al canale. Buona visione!